tutti, io sono il CEO e il CTO di Inel. La mia vita lavorativa in realtà mi ha visto presente in diverse amministrazioni, in diverse organizzazioni, nasco nella ragioneria generale, poi quindi con l'approccio business all'attività, poi in ARAN, di regolazione, poi poi ragioneria responsabile HR, poi al Dipartimento delle Finanze come responsabile dei sistemi, del sistema informativo della fiscalità e infine in Inail. Inail è un ente pubblico non economico, ha una realtà molto complessa ed eterogenea. Si occupa di prevenzione, di rapporto figurativo che è l'ambito per il quale è più conosciuto, ma altri ambiti molto importanti e interessanti, quale la riabilitazione, la protesica, il reinserimento lavorativo. Dal 2010 anche l'ISPES e l'IPSEMA sono due enti che sono entrati nell'ambito dell'ordine dell'INAIL, quindi ci occupiamo anche di la ricerca di certificazione. Alcuni numeri importanti, 10 miliardi sono le cantine, di queste ne vengono utilizzati 1 miliardi per le prestazioni, 7 milioni e mezzo di prestazioni sanitarie, 127 mila di prestazioni riabilitative, 131 sono gli ambulatori ogni anno. Vengono denunciati 641.000 infortuni e sono 11 milioni oggi cioè di inabilità a carico dell'INAIL. L'INAIL ha iniziato il proprio percorso di trasformazione circa 6 anni fa, nel 2013 avvia un profondo percorso di trasformazione digitale, avvia il suo primo piano triennale di digitalizzazione, del prezzo in modo di concepire l'IT comincia a mettere le basi per la propria infrastruttura digitale a servizio dell'istituto e a servizio dei propri utenti. Nasce quindi il primo piano triennale 2014-2016 e vengono poste in fase, viene rifatta l'organizzazione complessiva dell'IT e nel 2015 assume non più la denominazione di direzione centrale per i servizi informativi e le comunicazioni, ma assume la denominazione di direzione centrale per l'organizzazione digitale. Nel 2015 anche il primo percorso di integrazione dell'organizzazione e dell'IT sotto il medesimo tempo. Nel 2017 parte il secondo piano triennale 2017-2019 e introduce alcuni temi, alcuni driver che fondano di fatto il percorso di trasformazione digitale dell'istituto. In particolare il driver riferito alla centralità del tema, vengono ripensate le applicazioni con un approccio sulla centralità dell'ente, i servizi vengono predefiniti, c'è una grossa attenzione ai temi della competenza. Cambia in maniera significativa quelli che sono i comportamenti, i processi all'interno della direzione per l'organizzazione digitale, la cultura interna subisce un percorso di evoluzione molto importante. Le persone all'interno della direzione sono chiamate non più a muoversi sulla base di assolutamente di un approccio tecnologico, ma con un orientamento al servizio, come il servizio deve essere migliorato. Nel 2017 viene pubblicato dall'ANCI del piano triennale che rappresenta un elemento molto importante della pubblica amministrazione su quelli che sono gli indirizzi
indirizzi strategici del percorso di trasformazione digitale del paese e delle pubbliche amministrazioni. In particolare sono definite le linee operative di sviluppo dell'informatica, il modello di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione e alcune linee importanti sugli investimenti in IT. Viene con un tema particolarmente importante, che è quello dei poli strategici nazionali, che vengono visti essenzialmente come quelle funzioni, quelle organizzazioni in grado di ottimizzare le infrastrutture, gestire in maniera efficiente la connettività e alcuni servizi come il disaster recovery, la business continuity e la sicurezza. Perché a questo punto INEL decide di diventare, di candidarsi a polo strategico nazionale? Come vi dicevo, nel periodo precedente, nel piano triennale, c'è stato un grosso investimento organizzativo in termini di processi. Quindi vengono rivisti tutto il modello di funzionamento della direzione e quindi di fatto la direzione dell'organizzazione digitale assume un ruolo di provider già verso le strutture dell'istituto. Quindi si procede alla realizzazione e alla ristrutturazione del nuovo data center e viene avviato il percorso di definizione della reference architecture. Vengono ottenute certificazioni ISO 9001 e 27001 proprio sui servizi di produzione applicativa e infrastrutturale. Viene introdotto in maniera strutturale il catalogo dei servizi IT e dei servizi qual è il nostro obiettivo? Quindi è venuto abbastanza naturale estendere questo approccio avuto nei confronti dell'organizzazione interna dell'INEL nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Questo rappresenta, diciamo, un elemento molto importante, perché una pubblica amministrazione può diventare, può candidarsi ad essere polo strategico nazionale di fronte alle altre pubbliche amministrazioni. Prima di tutto ci deve essere un concetto di trust, quindi una pubblica amministrazione che diventa polo strategico nazionale mette a disposizione risorse, strategie e competenze per i confronti di altre pubbliche amministrazioni. Quello è l'elemento importante, non è un semplice contratto che viene sottoscritto tra due amministrazioni, ma è una relazione che viene messa in campo di profonda fiducia e condivisione appunto di competenze e di risorse. Nella prima fase abbiamo identificato i servizi base previsti nel perimetro del PSN, i servizi essenzialmente infrastrutturali, di housing, di hosting, la controproduzione. Nelle fasi successive abbiamo previsto anche di introdurre la possibilità di condividere servizi trasversali e anche i servizi di stessa servizi dedicati. In questa ci troviamo oggi nella fase 1, verso la fine della fase 1, dove i servizi di housing e di hosting sono già in fase di implementazione per essere messi a disposizione di altre amministrazioni. In realtà già la pubblica amministrazione fruisce i nostri servizi di housing dallo scorso mese di ottobre. Nel 2019 avvieremo con una grande un ministero un percorso di hosting ormai definito regolamentare e poi vedrà la sua applicazione nel corso del 2019. Quali sono i fattori critici di successo? Perché questa esperienza ritengo di straordinaria valenza per la pubblica amministrazione, perché introduce concetto che possono essere validati ai fini di ciascuna amministrazione per mettere a fattor comune soprattutto le esperienze e le competenze delle persone. Un fattore critico di successo per INEL è stato il forte commitment. Sicuramente il nostro vertice dell'ente ha dato una grossa contribuzione
accesso a questo vertice. Perché la cosa più complessa non è l'aspetto da gestire, non è stato certo l'aspetto tecnologico, perché abbiamo anche delle grosse competenze dei fornitori esterni che ci supportano. L'aspetto più complicato è stato quello di concepire di comportamenti diversi, quindi abituare le persone a comportarsi appunto in un'ottica di servizio e non pensando esclusivamente al proprio ambito di competenza. Sono stati fatti dei grossi investimenti, ma questi ci hanno consentito anche di avere una visione insieme, quindi gestendo le correlazioni tra le singole attività, ma introducendo meccanismi di collaborazione tra le varie funzioni della direzione IT e anche la capacità di valutare gli impatti sugli interventi che venivano fatti nel corso con gli sviluppi. L'altro fattore di critico di successo del percorso di candidatura a polo strategico nazionale è la capacità di entrare in relazione appunto con l'amministrazione. Non è fatto, non è un contratto che viene sottoscritto, dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere che il servizio, quali sono le criticità, la delicatezza dei servizi che l'amministrazione ha mettere nei nostri sistemi, perché chiaramente dobbiamo adeguarci, deve esserci la adeguata attenzione, quella che è la strategicità dei servizi che vengono messi in servizio. Come vi dicevo, abbiamo le nostre prime esperienze con il percorso di ASO, con l'amministrazione, ma di fatto dal punto di vista più intimo del percorso dei poli strategici nazionali siamo proprio nella fase che chiamiamo la basica, che vengono messe in fatto comune essenzialmente delle performance, lo spazio, la rete, l'energia, ma fatto siamo su servizi basici. Quello che abbiamo avviato con il Ministero della Salute è un percorso di hosting evoluto per mettere a disposizione del Ministero una serie di servizi che proponiamo come in qualità di provider. Dobbiamo tenere conto che queste amministrazioni vengono con la storia pluriennale, dobbiamo fare in modo di accompagnarle verso un percorso di rinnovamento, di razionalizzazione analogo a quello che viene in avvio di questi anni. In che modo? Così vedendo le attività utilizzando degli strumenti standard condivisi, passando da applicazioni, da servizi uniti ai microservizi, ai binari, utilizzando molto l'open source e soprattutto abilitando al cloud queste amministrazioni. Questo è il paradigma sul quale stiamo fortemente investendo, fortemente lavorando proprio per accompagnare le amministrazioni verso un IT molto più efficiente, verso una trasformazione molto più efficace. Questa, come vi dicevo, non è una semplice ma buona intenzione, stiamo lavorando proprio in questi termini con il supporto del Competence Center di parte anche di Red Hat. Abbiamo messo in produzione la nostra prima platform as a service, stiamo reingegnerizzando le nostre applicazioni più importanti proprio per sfruttare i container e le architetture microservizi. Stiamo modificando in maniera significativa anche la nostra organizzazione per prepararci a una nozione piena della metodologia DevOps.
come si presenta, perché l'email si sposta, cioè di provider a cloud broker. L'email a questo punto l'email diventa l'adozione delle finite tecnologie diventa trasparente per il nostro cliente. L'email limita l'amministrazione che entra nel polo ad utilizzare le tecnologie più efficienti, più efficaci in base al servizio che deve essere utilizzato. Questo approccio ci consentirà di estendere l'offerta verso il disaster recovery geografico, verso la business continuity, verso tecnologie di vendor e verso tecnologie con performance e prezzi di costi differenti. A base di questo percorso che abbiamo non solo avviato, ma che stiamo conducendo, che stiamo vedendo conducendo in maniera efficace con i partner che stanno accedendo alla linea di ottica post-strategico, credo che l'elemento più importante l'insegnamento più importante sia quello del fatto che le amministrazioni entrano effettivamente in rete, non una rete veramente tecnologica, ma in una rete di competenze, di esperienze, di capacità, della possibilità di rilanciare i propri servizi in ordine digitale e di dare l'immagine di un'amministrazione non più burocratica, ma molto più orientata al servizio e soprattutto avendo davanti il cittadino utente a scelta. Ora, noi ci siamo organizzati in questi termini, pensiamo che anche gli interventi organizzativi che abbiamo posto in essere siano sufficienti e adeguati per raggiungere questo obiettivo. Crediamo di poter condurre questo obiettivo anche in collaborazione e soprattutto con la spinta e la promozione anche delle amministrazioni che collaboreranno poi con l'email all'interno del posto. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Michelangelo Berti e coordino l'attività di marketing di Pasto. Durante il suo intervento Stefano Tomasini ha parlato del cloud network competence center che parte e DART hanno costituito per supportare l'istituto in questo processo di trasformazione. Vediamo rapidamente di cosa si tratta. L'obiettivo Competence Center nasce dalla volontà congiunta appunto di supportare il mercato italiano in questo processo di trasformazione, di passaggio a DevOps, che come sapete meglio di me, come avranno detto tutti, coinvolge non solo la tecnologia, ma soprattutto l'organizzazione e le competenze. Perché INAI e altre aziende del mercato italiano dovrebbero affidarsi a noi? Artec da circa 20 anni, dall'anno della sua fondazione, è attivamente coinvolta e impegnata nella diffusione della cultura e delle tecnologie open source. Da 13 anni operiamo assieme a Red Hat per far sì che questa cosa avvenga. Oggi siamo uno dei pochi pre business partner italiani, il primo ad aver ottenuto la specializzazione sulla cloud infrastructure. Nel corso del tempo abbiamo portato in casa numerose referenze, anche nell'ambito della PA, relative al mondo cloud DevOps. Perché, ed è all'interno di questo Competence Center, sembra banale dirlo qua quando che su Slay, di fatto il principale problema mondiale di soluzione open source di classe enterprise è quello con l'offerta più vasta. E soprattutto non offre soltanto tecnologia, ma ci consente di offrire anche servizi di supporto, consulenza e formazione. Quali sono gli obiettivi di questo Competence Center? Il primo è portare innovazione all'interno della cultura aziendale. Come vi ho detto, non basta portare la tecnologia sotto forma di scatola, usarla nell'azienda cliente e abbandonarla lì. È necessario integrarla. Facilitare la diffusione della conoscenza, anche attraverso la redazione di documenti e attraverso la creazione di framework condivisi, che siano anche esportabili verso le aziende clienti dell'istituto che opererà come PSL.
Vogliamo assicurarci l'omogeneità degli ambienti, parlo non solo di sviluppo con l'autoproduzione, ma anche di tutto ciò che sta attorno a questi ambienti, e assicurarci che la loro evoluzione sia assolutamente allineata. Vogliamo agevolare l'adozione di strumenti standard per tutta l'organizzazione e vogliamo anche far sì che l'istituto e le aziende che accederanno a questo conference center possano provare in anteprima di tecnologie preview una serie di tecnologie e farle diciamo, entrare nella loro cultura prima ancora che queste diventino di pubblico dominio. Infine, non vogliamo solo portare in innovazione, dobbiamo necessariamente integrare, garantire l'interoperabilità con il mondo legacy, perché volenti o nolenti dovremmo trovarci ancora a confrontarci con questo tipo di ambienti. Tutto questo non deve essere sganciato da ciò che sono le normative di riferimento, piuttosto che best practice nazionali e internazionali. Come vengono declinati questi obiettivi all'interno dell'organizzazione? Ingaggiando le risorse, le competenze più adatte agli interlocutori. Nel caso dell'organizzazione facciamo riferimento alle strutture incaricate di gestire le architetture, i processi e la governance dell'IT. In questo caso il nostro tipo di supporto sarà di alto profilo e più incentrato sui processi che sull'operatività. Dall'altra parte abbiamo il braccio esecutivo di ciò che l'organizzazione ha stabilito, declinato in infrastrutture e applicazioni. In questo caso offriremo le competenze più operative richieste, sempre partnership assieme agli ingegneri. Questi due silos a tendere andranno ovviamente a collassare, perché con il procedere dell'adozione della metodologia DevOps sarà sempre più unita la loro collaborazione. L'INE da questo punto di vista è già molto avanti. Alle 15 Flavio Mancini, architetto di infrastruttura INAI e Pierluigi Sforza, Solution Architect di DAP, vi racconteranno i dettagli tecnici della piattaforma OpenShift che sta utilizzando l'istituto. Io ringrazio Stefano Tomasini per averci dato l'opportunità di presentare questo competence center e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Buon proseguimento.